Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo per affariitaliani.it. Oggi a Cernobbio si parla della sfida del turismo lombardo, in particolare vengono presentati i risultati di un'indagine che avete svolto proprio sul turismo in Lombardia. Quali sono i dati principali che emergono? Emerge una grande attenzione degli imprenditori nei confronti del salto di qualità per quanto riguarda il livello delle prestazioni offerte al turista, una grande attenzione al turista straniero che ha visto la dinamica più vivace negli ultimi 4-5 anni. Qualche anno fa la percentuale tra gli stranieri e gli italiani era 60% per gli italiani e 40% per gli stranieri, oggi siamo al 50-50. Quindi attenzione agli investimenti, attenzione alla qualità, l'indagine dimostra che tutti quegli imprenditori che hanno investito nell'ultimo triennio stanno vedendo oggi migliori risultati, sia dal punto di vista del fatturato che dal punto di vista della redditività delle proprie aziende. Un fattore di freno purtroppo invece è dato ancora da un eccesso di burocrazia, perlomeno così è interpretato dai nostri imprenditori. Per il prossimo futuro c'è ottimismo? C'è un discreto ottimismo, c'è volontà di investire, circa 3 imprese su 4 dichiarano di voler investire, c'è però ancora una realtà di imprenditori estremamente cauta che non ha deciso se fare investimenti, questo può essere legato al ricambio generazionale, può essere legato ancora ad una forte dose di cautela sul futuro, sulle prospettive e così via. Non dimentichiamo che l'industria turistica è una delle poche industrie che ha una prospettiva di crescita positiva nei prossimi 20 anni.